A metà settembre scorso ho caricato sul canale un video nel quale ho letto un comunicato stampa del COSAP, coordinamento sindacale appartenenti polizia, indirizzato al presidente Draghi e non solo. In esso il sindacato aveva sollevato dubbi in merito all'obbligo vaccinale e alla discriminazione dovuta all'introduzione del Green Pass. Se non l'avete ancora visto, vi invito a farlo. L'altro ieri mi è arrivato un nuovo comunicato stampa, nel quale questa volta il sindacato chiede l'intervento immediato del capo della polizia Giannini e del viceprefetto di Roma Maria De Bartolomeis, perché alcuni dirigenti e colleghi dei poliziotti non ancora vaccinati starebbero facendo pressione su di loro per spingerli a farlo. Leggiamolo assieme. Il protocollo numero 247/SG/2021. Roma, 6 dicembre 2021. Al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Illustrissimo Signor Prefetto Giannini Lamberto, Piazza del Viminale 1, Roma. Al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Viceprefetto Maria De Bartolomeis, Piazza del Viminale 1, Roma. Oggetto: psicologiche in danno del personale non vaccinato. Richiesta di intervento urgente. Illustrissimo Signor Capo della Polizia, numerosissime sono le segnalazioni che stanno pervenendo in Segreteria Nazionale COSAP in riferimento a vere e proprie psicologiche sui luoghi di lavoro in danno del personale della Polizia di Stato che non ha aderito alla campagna vaccinale per il Covid-19. La misura è ormai colma e un suo autorevole intervento risulterebbe indefettibile per restituire diritti e dignità ai suoi uomini. La scrivente organizzazione sindacale COSAP non vuole certamente polemizzare con la illustrissima signoria vostra per questo TSO di Stato, racchiuso nel decreto legge 26 novembre 2021 numero 172, che di fatto mortifica l'individuo relegandolo con stringenti ed indecenti restrizioni in un angolo della società, bollato come untore e privato di una libertà inalienabile che è intrinseca proprio nell'essere individuo. Quando tutto ciò avviene all'interno degli uffici di polizia, assume una connotazione ancora più marcata e grave. Sembrerebbe, il condizionale è solo di forma, che il personale in servizio non vaccinato verrebbe convocato di persona da parte di funzionari, dirigenti e da colleghi dei vari uffici, servizi, personale o telefonicamente a casa nel caso che fosse fisicamente assente a vario titolo, con il palese intento di indurre/obbligare detto personale ad aderire quanto prima all'imminente obbligo vaccinale. Se ciò rispondesse al vero, sarebbe oltremodo grave e perseguibile sotto numerosi aspetti. I colleghi segnalano che le argomentazioni utilizzate al fine di persuaderli alla vaccinazione siano incentrate su varie tematiche che spaziano dalla negazione di legittimi istituti ad improvvisi cambi di mansioni, da settore operativo a settore burocratico interno, salvo che gli stessi non presentino una dichiarazione dove fosse già fissata o pianificata la data della vaccinazione. A parere della scrivente organizzazione sindacale COSAP, sembra surreale che questori, dirigenti di compartimento, dirigenti di sezioni e chiunque rivesta ruoli apicali all'interno della nostra amministrazione possa diramare direttive, seppur verbali, che costituiscono vero e proprio mobbing che si estrinseca mediante psicologiche in danno dei colleghi, rei di non essersi vaccinati. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che costituiscono mobbing
psicologiche verso il dipendente, pure nel caso in cui non siano intenzionali, dolose o attuate sistematicamente. Illustrissimo signor capo della polizia, la scrivente organizzazione sindacale COSAP le chiede di verificare quanto sopra esposto e, qualora corrispondesse al vero, di intervenire con decisione e fermezza e perseguire eventualmente chi avesse abusato dei doveri del proprio ufficio e di adottare i relativi provvedimenti disciplinari a qualsiasi livello. Giova mentovare che l'illustrissima signoria vostra, nella circolare numero 555, eccetera, 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 del 13 ottobre 2021, precisava che la mancanza del Green Pass non deve costituire motivo per destinare ad altro incarico o ufficio il dipendente e che si è ancora in attesa della circolare esplicativa del decreto legge 172 del 2021, per cui nessuno è legittimato ad assumere iniziative sui generis e discriminatorie ai danni del personale della Polizia di Stato. Infine, illustrissimo signor capo della polizia, la scrivente organizzazione sindacale COSAP si sente disgustata nel dover registrare quotidianamente lo sfogo di numerosi poliziotti che si sentono minacciati dai loro stessi colleghi e non da pericolosi criminali. Sicuri di un suo tempestivo ed autorevole intervento a riguardo, l'occasione è gradita per porgere alle illustrissime signorie loro distinti saluti. Il segretario generale nazionale Sergio Scalzo. Ancora una volta siamo di fronte all'assurdo. Chi ha scelto liberamente e seguendo la legge di non farsi inoculare un siero sperimentale non solo non viene rispettato, ma subisce anche il mobbing da parte di colleghi e superiori. Vorrei ricordare a coloro che sembrano aver perso ogni contatto con la realtà che dire o ti vaccini o ti licenzio, o ti vaccini o ti escludo da alcune attività lavorative, eccetera, è reato di estorsione che prevede la reclusione fino a 10 anni di carcere. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.